Gianfranco Lopane, candidato al Consiglio regionale pugliese nella lista con Emiliano, una delle liste della coalizione del governatore uscente. Ci occupiamo di agricoltura, una realtà essenziale per la nostra regione, una realtà che riguarda l'area laertina di cui lei è stato sindaco. Per noi l'agricoltura è centrale nell'economia di questo territorio, di un territorio più ampio. Devo registrare che il nostro versante fornisce il 50, 60, forse il 70% dell'economia dei prodotti ortofrutticoli non solo dell'intera regione ma del sistema paese. Su questo dobbiamo ancora puntare, cercando di puntare a mettere insieme le filiere produttive e a superare anche quell'eccessiva frammentazione di proprietà che ancora nella nostra regione c'è. Abbiamo bisogno di progetti speciali, abbiamo bisogno che i produttori comincino a stare insieme e facciano leva sul mercato, cercando di arrivare appunto nei mercati nazionali e internazionali con delle redditività ancora maggiori. E poi abbiamo bisogno di superare anche gli stalli che in questi mesi abbiamo registrato a causa di un eccessivo ricorso contenziosi su temi come il PSR, puntando a un'idea completamente diversa di agricoltura. Probabilmente ci bisognerà cimentarci su una nuova legge sulla ruralità che porti le persone, i cittadini, le riporti nelle campagne, perché noi abbiamo bisogno di manutenere il nostro territorio, abbiamo bisogno dell'attività dei nostri agricoltori, abbiamo bisogno soprattutto di nuove leve, di nuovi giovani agricoltori che puntino a un'idea imprenditoriale diversa, tutta orientata sulla sostenibilità, sul biologico e sulle nuove possibilità che vengono anche dal mercato. Per cui l'agricoltura resterà trainante nel sistema economico pugliese.